Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG della Sera. Restano alti i numeri dei contagi Covid in Italia, seppur in leggera diminuzione. Come recitano i dati odierni dal Ministero della Salute, si registrano 12.715 nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 298.010 tamponi molecolari più antigenici. Il tasso di positività scende al 4,2% e si contano anche 421 decessi. Ascoltiamo l'analisi di Gianni Rezza dalla cabina di regia di monitoraggio dei dati Covid del Ministero della Salute. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese tende leggermente a diminuire e l'incidenza, che rimane ancora elevata, si fissa intorno a 289 per 100.000 abitanti. In leggera flessione anche l'RT, che è di 0,84 a livello nazionale. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva, vediamo una tendenza alla leggera diminuzione, tant'è vero che stiamo intorno a un indice di occupazione del 28%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. Questo miglioramento, anche se lieve, è la conseguenza delle misure che sono state prese nel corso dell'ultimo mese, per cui bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Arriva puntuale il bollettino di aggiornamento Covid in Campania dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.366, di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.220 e sintomatici 30. Tamponi del giorno 17.345, di cui 2.809 antigenici, per un totale positivi di 220.784. Deceduti sono 22, 8 nelle ultime 48 ore, 14 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale di 3.747. I guariti sono 1.330 per un totale di 155.381. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 92. I posti letto di degenza disponibili 3.160. Occupati 1.435. Con la scarsità di dosi di vaccino annunciate da Pfizer e AstraZeneca, anche Moderna annuncia un forte taglio nelle consegne in Italia. Nella giornata di oggi nuovo vertice a Roma, fra il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e i presidenti delle regioni italiane, per rivedere il piano vaccinale anti-Covid che dovrà essere adeguato man mano in base alle erogazioni. Presenti anche il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato, ha riferito il Ministro Speranza durante il vertice. Arcuri ha poi spiegato che a oggi abbiamo somministrato quasi 2 milioni di vaccini e oltre 162.000 seconde dosi. La vaccinazione è ripresa, stiamo usando le dosi conservate e quelle che stanno arrivando per somministrare le seconde dosi. Da lunedì 1 febbraio quasi tutta l'Italia sarà in zona gialla, compresi Lazio e Lombardia. 5 le regioni che resteranno arancioni: l'Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà infatti oggi nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì. In area arancione quindi le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni e province autonome saranno in area gialla. Resta il divieto di spostamento tra le regioni, come previsto dall'ultimo DPCM e quanto precisato nella conferenza stampa al Ministero della Salute per l'analisi del monitoraggio settimanale della pandemia. L'indice di trasmissione del contagio è sceso allo 0,84%, è un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato. Numerose regioni torneranno in zona gialla, questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa, dichiara il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ha deciso intanto il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che è pronto a firmare l'ordinanza per far proseguire la DAD per le scuole superiori. Ascoltiamolo. Ho da poco terminato la mia giornata al comune insieme all'assessore Giacobbe
abbiamo lavorato alla ordinanza che domani pubblicherò e con la quale posticipo la ripresa delle lezioni in presenza per gli istituti superiori di Avellino di almeno 7 giorni. Circa il 70% degli studenti che frequentano le nostre superiori proviene dagli altri comuni della nostra provincia ed è per questo che prima di far riprendere in presenza le lezioni alle superiori ritengo indispensabile far effettuare uno screening a tutto il personale docente, a tutto il personale ATA e anche a tutti gli studenti. La mia comunità sta facendo un grande lavoro che non posso vanificare e non posso mettere a rischio. Farò riprendere in presenza le lezioni alle superiori quando avrò la garanzia della massima sicurezza per tutta la comunità e per tutti gli studenti. Arrestati questa mattina dai militari della compagnia di Giuliano, un 44enne di Aversa, già noto alle forze dell'ordine, e un 32enne incensurato di Giuliano. La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Napoli prosegue senza sosta. Lungo la strada al confine tra Giuliano e Lusciano, i militari hanno fermato il 44enne, rinvenendo degli involucri contenenti marijuana. La perquisizione, aggravata dallo stato di agitazione dell'uomo, è proseguita presso la sua abitazione in provincia di Caserta, dove hanno trovato altre buste della stessa sostanza. Recandosi in caserma per formalizzare l'arresto, i militari hanno esteso la perquisizione ad un 32enne che attendeva, secondo quanto risultato dalle indagini, il suo complice. L'inchiesta infatti è proseguita nel suo appartamento, dove sono stati rinvenuti altri 58 kg di marijuana. Disposto il fermo per entrambi, sono stati condotti in carcere, ora sono in attesa di giudizio. Salgono ancora i contagi a Caserta e in provincia. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 180 nuovi casi di Covid su 1.991 tamponi processati per una percentuale che sale al 9%. Resta alto il numero delle vittime, anche oggi 8 registrati nelle comunità di Arienzo, Camigliano, Presenzano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, Santa Maria Capovetere e Trentola Ducenta. Le città con il numero di maggiori attuali positivi sono ancora Maddaloni con 259 e Caserta con 158 insieme a Marcianise, mentre 141 per San Felice a Cancello. Tanti troppi contagi, dicevamo, a Maddaloni, che purtroppo non tendono a diminuire. Per questa ragione corre ai ripari il sindaco Andrea De Filippo, che in primis pensa di anticipare il coprifuoco cittadino alle ore 21. La proposta è stata inserita in un documento che lunedì 1 febbraio il primo cittadino invierà al prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto. Maddaloni è la prima città della provincia di Caserta per numero di positivi attuali, ben 259. Una situazione epidemiologica da tenere sotto controllo, con molti contagi in famiglia che vanno quindi a guarigione più lentamente, per fortuna però con un livello di ospedalizzazione molto basso. Monitorata anche la situazione scuole, che potrebbe destare altre numerose problematiche. Nasce oggi l'Osservatorio Terra dei Fuochi, in simbiosi tra le città di Napoli e Caserta con le loro province, istituito con la firma della Carta di Carditello, l'osservatorio ambientale per il recupero delle aree colpite dall'abbandono di rifiuti e dai roghi. Un progetto nato dalla collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva delle due città per la promozione di iniziative e la partecipazione e l'informazione dei cittadini sulla tutela dell'ambiente e dei beni comuni. L'accordo siglato tra il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il prefetto di Napoli Marco Valentini, anche nella qualità di coordinatore delle prefetture campane, l'incaricato dal ministro dell'Interno per il contrasto al fenomeno dei roghi in Campania Filippo Romano, la fondazione Real Sito di Carditello e l'associazione Stop Biocidio. Durante le investigazioni io notavo che esisteva un gap, dichiara il ministro Costa, una distanza tra istituzioni e cittadini. Oggi, firmando la Carta di Carditello e facendo nascere l'osservatorio Stefano Tonziello, abbiamo deciso di ridurre questo gap e di parlarci guardandoci finalmente negli occhi. Firmo con entusiasmo la carta e con un forte senso di responsabilità. Questo è l'inizio di un percorso, non un approdo, una rampa di lancio per un cammino insieme. Lo Stato, quello con la S maiuscola, è presente qui a Carditello per affiancare la comunità di cittadine e cittadini campani. È un modello che vogliamo replicare in tutta Italia.
Dopo la vittoria agevole in Coppa Italia, il Napoli domani riceve il Parma in una gara in cui non ha margine di errore. Emiliani, bestia nera, dal ritorno del Napoli in Serie A, i gialloblu hanno vinto per ben 4 volte a fuori grotta. Solo la Roma con 5 successi ha trovato più vittorie in quest'arco di tempo e con Gattuso sono già arrivate 2 sconfitte su altrettante gare proprio con il Parma. Gattuso rilancerà Di Lorenzo e Bakayoko tenuti a riposo, così come Petagna non ancora al meglio, preservato proprio per una sfida contro un avversario molto coperto in cui è importante un uomo d'aria. Per il resto Lozano torna a destra e si potrebbe partire col 4-3-3, ma chiaramente col passare della gara, qualora non si dovesse sbloccare come all'andata, si dovrebbe passare al consueto 4-2-3-1, alzando Zielinski con l'inserimento di Osimhen, anche lui non al meglio della forma. D'Avesta invece deve fare a meno di Valenti, Laurini, Bruno Alves e Caramo e dovrebbe riproporre l'11 delle ultime 2 gare con l'acquisto Conti a destra e Osorio recuperato al centro della difesa con Jacoponi. In attacco il tridente asimmetrico con Kurtic in supporto a Gervinho e Cornelius. Non escluso però un passaggio al 3-5-2 per avere più copertura sui laterali, abbassando Kučka sulla linea dei centrocampisti. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi alle 21.30, riprende il nostro viaggio nella musica con il Parade 91, quindi mi raccomando, non mancate, una buona serata e a domani con l'informazione di Teleprima.